Buongiorno a tutti, oggi parliamo del Lupo della Steppa di Hermann Hesse. Libro molto complesso, innanzitutto a partire dalla struttura. Abbiamo all'inizio del testo una ventina di pagine di un fantomatico curatore che non è anonimo, che è venuto in possesso delle memorie del protagonista Harry Haller e quindi dopo questa ventina di pagine inizia libro vero e proprio. E Haller racconta la sua vita, le sue memorie. Ma all'interno di queste memorie di Haller noi troviamo un altro testo di una trentina di pagine, che è un testo che Haller nella sua vita riceve, con il quale viene in contatto e legge. E questo testo si chiama Il Lupo della Steppa, è una dissertazione e parla di lui. Quindi c'è un intreccio di scatole cinesi, direi, e tutte dedicate allo stesso argomento. Allora, cosa vuol dire il lupo della steppa? E come lui si definisce? Lui ritiene di essere, di avere una mentalità, non una mentalità, ritiene di avere un'anima, una struttura mentale doppia. Da una parte abbiamo il borghese, che si occupa di musica, adora Mozart, è un giornalista che scrive, quindi vive nella cultura. Dall'altra parte abbiamo questo lupo della steppa, solitario, aggressivo, che non si fida di nessuno, scaltro, e che vorrebbe vivere nella natura, lontano dalla civiltà. Questa doppiezza la si vede anche in un altro aspetto. Haller gradisce vivere in case borghesi, pulite, riscaldate, ordinate. Il lupo della steppa, che fa parte di se stesso, invece vorrebbe vivere in tutto altro ambiente. Haller vive in una stanza in affitto da una signora, in un appartamento appunto con tutte le caratteristiche degli appartamenti borghesi, piccolo borghesi, e dove studia, dove legge, dove passa il tuo tempo, ma non è felice, non è assolutamente felice, perché la sua vita è anche evidentemente priva di stimoli. Va solitario, ha un amante, ma che vede ogni tot mesi, di cui non sappiamo altro. Va nelle osterie, beve, qualche volta si ubriaca, qualche volta, insomma, pensa anche al suicidio. E a un certo punto incontra una ragazza, non si sa se una prostituta oppure qualcosa del genere, non è ben chiaro, non è perfettamente definito, che si occupa di lui. Si occupa di lui e gli vuole insegnare a vivere, ad essere felice, ad ascoltare musica diversa da quella che lui ascolta, e un po' alla volta riesce ad attirarlo verso se stessa. E quindi lo porta a ballare, gli insegna a ballare, lo porta a delle feste, gli fa conoscere un suo amico che suona il jazz, suona il sassofono, quindi tutto un altro mondo, e Harry lentamente si sposta in questo mondo. Questa sua amica gli procura addirittura un amante, che lui si trova nel letto una sera tornando a casa, e quindi lo scombina ancora di più, direi, no? Gli fa trovare questa nuova situazione. E andando avanti ha una specie di sogno, allucinazione, effetto di sostanze stupefacenti che sono pure presenti nel romanzo, non lo so, ma l'ultima parte della lettura di questo romanzo è veramente un qualche cosa di totalmente privo di verosimiglianza, quindi nella fantasia, in una specie di teatro fatto da tante porte, lui entra di qua, lui entra di là, ha delle avventure stranissime che in qualche modo mettono in risalto questa sua duplice essenza. Ad un certo punto, nel brano che adesso vi leggo, si capisce dove lui entra in una specie di porta e c'è una persona che fa così: mi presentò uno specchio e di nuovo vidi che l'unità della mia persona si scindeva in numerosi io, e il numero pareva che fosse ancora cresciuto, ma le figure erano ora molte piccole, su per giù come i pezzi degli scacchi, eccetera, eccetera. Più avanti dice questa persona:
Voi conoscete già l'errato e funesto concetto secondo il quale l'uomo sarebbe un'unità durevole. Sapete anche che l'uomo è composto da una grande quantità di anime e di moltissime persone. Quindi ribadisce esse in questo romanzo la sua linea poetica che porta avanti da moltissimo tempo, cioè della non unitarietà dell'essere umano, no? Dell'essere presente in molte sfaccettature diverse, eccetera. Io non voglio raccontare, come al solito, non vi racconto la trama di questo romanzo. Ripeto, è un romanzo abbastanza complesso, è molto bello, è uno dei romanzi che ha avuto più successo. Io non ritengo sia il più bello di Herman Hesse. E a chi volesse leggere, io vorrei dare soltanto un piccolo consiglio: non leggetelo come il primo romanzo di Herman Hesse, non leggetelo come voglio assaggiare Herman Hesse, mi leggo questo romanzo, perché forse potrebbe, come dire, allontanarvi dall'autore. L'autore, credo, se vogliamo leggere, dovremmo leggere a partire da altre opere precedenti. E lui ha sviluppato la sua poetica, e questa, che è un'opera della maturità, questo è stato scritto nel 27. È un bellissimo libro, ma è un libro, a differenza degli altri, non è verosimile. Gli altri raccontavano delle storie che erano più o meno tutte quante verosimili, appunto, potevano essere successe nel passato, nel presente. Questo qua racconta di allucinazioni ed è il punto estremo della sua capacità di vedere l'uomo come scisso in differenti personalità. Bene, buona lettura e Il lupo della steppa, questa edizione che ho io, naturalmente non so se esiste ancora, è del 78, era un Oscar Mondadori, costava 1500 lire, magari costassero così ancora. Di nuovo, buona lettura.